di una fiction che è ispirata alla storia contemporanea. Recentemente molte fictions, dovrei dire, sono ispirate appunto alla storia contemporanea, a fatti che hanno accompagnato la vita del nostro paese, soprattutto la storia del Novecento. Martedì e mercoledì andrà in onda una fiction intitolata Malaria, mal apostrofo aria, e poi c'entra anche la malaria. È insomma ambientato nel 1925, furono le grandi opere del ventennio, se vi ricordate Mussolini con la battaglia del grano e poi le famose bonifiche delle paludi, che allora ce n'erano tante nel nostro paese. Ambientiamo quindi la situazione, prego. Accendi il motore! Avanti, contenuti, la creatura da sfondo si muovono i personaggi appunto di Malaria. Protagonista è Ettore Bassi. Ciao. Allora, tu sei un medico? Sì. Sei un medico. Carlo Rambelli. Carlo Rambelli, un medico ricercatore con una storia sua abbastanza intricata, perché già intanto lui è un mistero. No, cioè, tu sei mandato in missione nelle paludi del Ferrarese, no? Esatto, per verificare se esiste, come il medico provinciale di zona segnala, la malaria. La malaria. Siamo nell'epoca in cui ce n'era tanto, il Duce, ancora, Ecco, il Duce stava avviando insomma tutte le bonifiche delle varie paludi, per cui non era bene scoprire questa cosa. Allora mandano me per verificare se questa malaria effettivamente esiste. Però io ho invece tutta una mia storia personale che va a incastrarsi in questa vicenda. Che tra l'altro ti mandano dove c'è l'acqua e tu soffri l'acqua. Bravo, esatto. Hai paura dell'acqua. Sono un giovane medico che è stato adottato da bambino a 5 anni, che non sa la sua storia prima di quel momento, sì? Sa solo che ha il terrore dell'acqua e viene mandato proprio nelle paludi di Ravenna, del Ravennate, di Comacchio, eccetera, per verificare questa cosa. Tutto è morto il tuo il mio predecessore, il medico, e tu vieni inviato appunto. Esatto, e invece che trovare la malaria, almeno lì al momento quando arrivo, la prima cosa che trovo è il cadavere del medico. Di questo... E già lo si infittisce quando arriva una donna, perché così. E quando arriva la donna l'affare diventa più complicato. E questa donna, che è Elsa, è Sara Felberbaum. Prego, per te. Quanto piacere, ti accolgo, perché sto notando i tuoi passi, stai andando sempre facendo cose importanti. Sì. Allora, chi è Elsa? Elsa è questa ragazza che nasce e cresce in questo piccolo paese, è orfana, quindi lavora per mantenere i suoi fratelli e... questa è, diciamo, la sua vita fino ad un certo punto, finché non arriva Carlo Rambelli e... Cioè il medico? Il medico. Oh. E... Che fa? Che succede? Che succede? Diciamo che crea scombussola la sua vita da più punti di vista. È attratta da quest'uomo, è tutto quello che lei non ha mai conosciuto. E, lo aiuta, lavora in ambulatorio con lui e c'è subito questa forte attrazione. Si trova poi a dividersi tra appunto Carlo e il personaggio di Stefano Dionisi. Ah, il miliziano. Sì. Quindi, c'è una lotta tra due uomini. Sì. Cioè, entrambi li corteggiano. In realtà la signorina è promessa al miliziano. Al miliziano. E io, insomma, in qualche modo cerco di adeguarmi a questa cosa, ma... Sì. Caro Pippo, no. Ma siccome in questa storia ci sono tanti delitti, misteri, eccetera, il popolo attribuisce tutti questi misteri alla presenza di una strega che chiamano la Borda. Sì. Ma esiste questa strega oppure è un'invenzione della gente per giustificare questi delitti? Guarda, questo non te lo dirò, nel senso che non puoi, non posso, la chiave è anche, esatto, la chiave
del mistero di questa storia è legata anche alla presenza di questa strega. Certo, Carlo Rambelli, un dottore, un uomo di scienza, non può credere alla a una strega. Superstizione, no? A una strega. E invece lei essa... ci crede? Sì. Vediamo. Sì. Allora, per scoprire tutti questi segreti, sono tanti segreti che ce ne... È un film molto pieno di... tantissimi elementi dentro, perché c'è il mistero, ci sono i delitti, c'è la storia d'amore, c'è... E poi c'è l'ambientazione del 25. L'ambientazione è meravigliosa. Abbiamo perché sono i costumi che sono anche belli, i costumi sì. di quell'epoca. Abbiamo trovato poi questi posti, devo dire, il regista Paolo Bianchini è stato bravissimo nei sopralluoghi, questi posti magici, isolatissimi. Siamo andati in posti dove non va nessuno, dove gli unici che lo frequentavano sono i guardiani di queste saline, ormai in disuso, sì, sì. E quindi tutto questo ha aiutato anche noi nell'entrare in questo clima. Poi ci sono gli insetti, c'è un po' di malaria. Zanzare, quello è tutto. Bene, io vi invito a vedere questa malaria. Perché questo apostrofo? Beh, perché in realtà nella storia. Sì, beh, perché la leggenda, insomma, definisce la malaria come la cattiva aria che viene soffiata da questa strega. Presunta strega. E respirata dai cittadini del luogo che quindi si ammalano. Ma non è che la strega è lei, no? E questo mistero, mistero. Vabbè. Mistero. A martedì e mercoledì prossimi su grazie. Rai 1. Grazie. Grazie. Grazie di essere venuta. Ciao. Ciao.